Buongiorno a tutti, si è fatta sentire finalmente la primavera, le temperature si sono alzate sulla nostra regione, massime sia ieri che oggi attorno ai 24-25 gradi in pianura. Un po' di instabilità è ancora presente sulla nostra regione, sul nord Italia in particolare, a causa di aria fresca presente in quota che tende a far scoppiare qualche rovescio, qualche temporale. Sulle montagne in particolare, ma come è accaduto anche la notte scorsa, su qualche zona di pianura e costa. Domani avremo inizialmente cielo in genere sereno, poco nuvoloso al mattino, poi rapidamente comincerà a aumentare la nuvolosità, prima sulla fascia prealpina, poi anche sulle Alpi e infine anche su qualche zona della pianura. Dal pomeriggio ci aspettiamo infatti qualche rovescio, qualche temporale sulla zona montana e localmente anche in pianura. Temperature massime in pianura attorno ai 23-24 gradi, sulla costa attorno ai 19-20 gradi. Infatti il mare ha ancora temperatura attorno ai 16-17 gradi. Domenica potrebbe esserci tempo un po' più stabile, cielo sereno, poco nuvoloso al mattino per qualche leggera velatura, poi arriverà aria mite e umida ad alta quota e quindi le velature diventeranno un po' più consistenti, il cielo si farà quindi via via più variabile a partire dal pomeriggio, in serata potrebbe essere anche a tratti coperto sulla nostra regione. Con la diminuzione del soleggiamento potrebbe essere anche meno probabile la formazione di rovesci temporali, anche se non sono esclusi del tutto, specialmente sulla fascia prealpina. Tra lunedì e martedì arriverà una depressione sul nord Italia, con aria umida di origine africana che giungerà da sud verso il nord Italia, verso la nostra regione, quindi cielo coperto lunedì e martedì con piogge in genere moderate, forse localmente abbondanti lungo la costa. È tutto, buon fine settimana.